Allora, da programma dovrebbe aprirsi il dibattito, quindi invito, come vogliamo procedere Cristina? Ciascuno fa le domande che vuole, il relatore che vuole, raccogliamo un po' di domande, c'è qualcuno che ha qualche, mi hanno suscitato molteplici di stimoli, sono state varie le suggestioni di queste relazioni, c'è qualcuno che vuole già porre degli interrogativi? Allora, rompo un attimo io il silenzio e porrei le seguenti domande. Allora, il professor Femia ci ha descritto questo tavolino a quattro gambe che si regge nella misura in cui più o meno si equivalgono, quindi lo rendono zoppicante questo piano inclinato dalla coda, solidarietà, uguaglianza, lealtà e fratellità. Nella relazione ci ha dimostrato in modo molto efficace come uguaglianza e solidarietà costituiscano le due facce di una medaglia imprescindibile per dare un senso al non tenere in considerazione le differenze che esistono. È molto suggestivo questo dire, l'uguaglianza non avrebbe senso laddove non esistessero le differenze. Mi manca un pochino la parte dal tempo fisicati, so che è colpa nostra e quindi vorrei che completasse un pochino l'altro binomio, cioè fraternità e lealtà. Se mi è molto chiaro nel suo intervento il punto relativo a queste due gambe, un po' meno quello della fraternità e della lealtà. Non per mancanza di chiarezza del professore, ripeto, ma per mancanza dei tempi nel illustrare. Così come dal punto di vista della professoressa Guarnier, che arrivava alla fine a interrogarsi, ci ha lasciato con un interrogativo aperto sullo standing da un lato, sulla dimensione spaziale dall'altro, come secondo lei, soprattutto avuto riguardo a istanze tra virgolette globali, questa dimensione spaziale possa essere risolta, cioè se ad avviso della professoressa Guarnier occorre una sorta di integrazione di scala che vada dal nazionale al regionale per arrivare all'universale, oppure se in realtà, quindi come dire, da basso verso l'alto, oppure se in realtà sarebbe più opportuno lavorare sotto un'egida comune e quindi dall'alto verso il basso. Poi, il giudice Attiè, ho preso appunti, ho lavorato per la gioia di tutti, il giudice Attiè che ci ha illustrato questo excursus da Aristotele ai giorni nostri, mi chiedo se ho colto bene il senso anche di una delle affermazioni del giudice Artie, in cui diceva che il sottile confine o il limite in un tempo era abbastanza netto e definito fra Stato e mercato, si va sfumando. E mi chiedo quindi se questo va declinato soltanto in un'accezione negativa, oppure, data la presenza del mercato, riuscire a prendere atto di quella che è una realtà, perché quando abbiamo ignorato il mercato, quello che ha comportato la crisi del 2008, non voler vedere determinate cose ha comportato un precipitato assolutamente negativo. La professoressa Trevisan, non so se nella cittadinanza partecipativa, mi chiedevo, conoscendo molto poco dal punto di vista proprio ignoro, nel senso proprio questa cittadinanza partecipativa, nella distinzione che faceva lei fra nazionalità e cittadinanza, e quindi soprattutto in uno Stato come quello nostro, in cui molto si discute in modo abbastanza velletario peraltro, di jus culturae, quindi la possibilità di dare a chi è radicato sul territorio ma non ha la possibilità di accedere in modo diretto alla cittadinanza, come questa realtà invece è a livello brasiliano. E infine, lucis in fondo direi, professor Irava, mi chiedevo, quest'ipertrofia, questa costituzione elefantiaca che anche qui ignoravo, e quindi è sempre un arricchimento per me, cioè da quello che ho potuto capire, fatta la somma fra le disposizioni transitorie e gli articoli veri e propri, arriviamo a 350 articoli, alcuni dei quali con dei commi assurdi, come l'ha detto lei, l'ho detto io. E mi chiedo, una griglia così ampia, no? Nel senso almeno in vari strumenti internazionali ci insegnano che
c'è una sorta di trade-off, di scelta che bisogna fare tra l'elenco, la lista che ti dà la sicurezza, e quindi fai il check dei livelli di diritti, ce lo manda come le figurine, e però quello che succede è che nel momento che si forma qualcosa di nuovo ti manca in quella griglia rispetto alla razza, al principio, dare la logica in modo tale che tu possa di volta in volta anche le novità farle inserire. E quindi mi chiedo questa scelta, anche perché da quello che tu dicevi ci sono stati già due emendamenti, se non ho capito male. Ah, diversi, che hanno aggiunto. Quello articolo sono... Ah, quell'articolo che non avevo detto. Pensavo in generale sulla Costituzione. Cioè, quanto dura un esame di diritto costituzionale da volte? Cioè, ragazzi, ma sei non vi lamentate. Cioè, è tutt'altro. E quindi volevo chiedere una contingente. Non ho parole. Volevo chiedere una contingente su questo. Perché è tocco, cioè figuriamoci. Quindi ho rotto il ghiaccio, non so se qualcuno vuole cunearsi, cedo la parola ai singoli vari relatori, partendo da questo. Grazie. Devo riprendere però la materia del ghiaccio. Andiamo su. Una grande di uguaglianza e solidarietà insieme alla realtà che ho presentato. Chiamo subito una possibile risposta. La fraternità presuppone una reciprocità concreta e la realtà una reciprocità astratta. La fraternità presuppone la parità, la lealtà presuppone la sottomissione. Si è leali per una scelta, un valore, ma sostanzialmente ad un gruppo. Quindi il gruppo mi domina e il mio valore è sottomettermi al gruppo. Si può essere quindi fedeli nella lealtà anche a sacrificio di se stessi. Nella fraternità porre il sacrificio di se stesso come condizione della fraternità imporrebbe la distruzione della fraternità stessa, perché si perderebbe l'idea concreta della reciprocità. Ripeto, se siamo fraterni, siamo pari nella pretesa di fraternità, non si può andare qualcuno e pensare che io rispetto a quella persona valga di meno. Se io sono fraterno verso qualcuno parlo più di quanto avrei dovuto. Andiamo al secondo passaggio. Eguaglianza e solidarietà sono valori che hanno una immediata determinazione politica, cioè propongono la possibilità di limitare l'azione del soggetto identificando alcuni atti come qualificati come leciti o illeciti. Quando andiamo in questo altro ambito, l'ambito della superconnessione, l'ambito appunto fraterno e reale, evitando la lealtà può provocare di illicità, sono fedele ad un'idea delirante o crimine, e quindi sono criminale. No, l'idea invece è che queste virtù, questi valori possano giustificare atti giuridici, non possono mai imporli. Non si può imporre a qualcuno di essere fraterno, no? Si deve imporre a qualcuno di essere egualitario. Tra questo spazio mettiamo la solidarietà. Concludo subito. L'idea forse è rimasta un po' in sottotraccia nel precedente intervento, è che questa pretesa di solidarietà non debba essere rilasciata soltanto all'intervento del legislatore, ma che possa essa stessa emergere dal basso attraverso atti di autonomia. Nel senso che non è necessario immaginare che qualche autorità superiore dica questa autonomia deve essere limitata perché non è stata solidale, ma bisogna favorire, immaginarne la possibilità e poi favorire il processo per quale il proliferare di atti di autonomia, la continua interazione, la petizione sociale di atti di autonomia da se stessa attraverso continue differenze provochi la nascita di pretese di solidarietà. Insomma, all'interno di un solo contratto forse potremmo chiuderci nella difesa del mio e del tuo, ma all'interno di reti sociali, di contratti,
avanti, verrà il momento nel quale la pretesa al mio non diventerà più legittima se non si immagina interna ad un quadro del noi, del nostro, come dicevo prima. Ma qui siamo ancora nell'ambito di qualcosa che la prassi stessa può creare come dovere. Quando andiamo invece in questa ottica, come dire, se vediamo spirituale o superiore, per la quale supero addirittura la necessità stessa di essere solidale, offrendo appunto la mia possibilità di essere fraterno, l'altro sarà lecito, ma non posso qualificare illecita la missione. E questa è quindi la possibilità di differenza. Allora ringrazio Agostina perché è stata talmente gentile ad avermi voluto far finta di fare le domande che mi consentissero di completare la relazione. Prometto che non abuserò di queste, che non scoprirò la relazione perché è stata colpa mia, non sono stata in grado di farla entro i termini, quindi non ne approfitterò, non abuserò del vostro tempo e della vostra stanchezza. Per quanto concerne il diritto di vita, in realtà per entrambe le domande la risposta è dipende, cioè come accennavo sono molteplici le aree in cui si possono esplicare i diritti delle generazioni future e quindi non possiamo atteggiarci dinanzi ad essi per tutti alla stessa maniera. Cioè altro è parlare dei diritti delle generazioni future con riferimento alle questioni ambientali, come spesso siamo abituati, sulle quali più spesso siamo abituati a riflettere, però ci sono molte altre questioni in gioco. Ad esempio, se non vado errata, però probabilmente tu mi puoi aiutare in questo, mi pare che il primo vero riferimento ai diritti delle generazioni future in una carta sia quello della Carta delle Nazioni Unite, che dice che come intento si pone quello di salvare insomma, le generazioni future dal flagello della guerra. Ah sì, quindi in realtà lì si ipotizza addirittura una sorta di diritto o interesse alla pace, come detto non solo quantomeno di queste generazioni ma anche delle generazioni future. Poi è ancora diversa la questione delle biotecnologie, quindi l'eventuale mutamento del genoma umano determinato da politiche positive o negative, e altro ancora, come dicevo, le questioni delle generazioni future. Perché dico questo? Perché poi appunto la questione delle questioni che non ho affrontato, nel mio intervento dico sì, sostanzialmente può esistere questa dimensione intertemporale, probabilmente non declinabile tanto in termini di diritti di soggetti inesistenti quanto di doveri attuali nei confronti di questi soggetti, i quali un giorno potrebbero godere di questi diritti eventualmente. Però tutto ciò, possiamo trovare un fondamento diverso, il fondamento in Costituzione, ma tutto ciò si scontra con un'impostazione processuale che invece, come ci diceva il professor Sofini, è tutta incentrata sulla possibilità di rivendicazione attuale degli interessi concreti e attuali dei diritti, sia dal punto di vista del processo civile che dal punto di vista del processo amministrativo, forse un po' diverso, parzialmente diverso dal processo penale. E quindi gli ostacoli sono tanti. C'è un caso che è abbastanza famoso tra chi si è occupato di diritti delle generazioni future, che è il caso della Corte Suprema filippina, in cui una serie di soggetti minori sono andati rappresentati dai loro genitori, hanno ricorso alla Corte filippina sostenendo che alcune normative che consentivano il taglio di alberi e la deforestazione avrebbe inciso sui loro diritti di godere di un ambiente salubre, e lì la Corte Suprema delle Filippine ha accettato non soltanto questa rappresentazione da parte dei genitori, ma anche che quei minori rappresentassero tramite una fictio sostanzialmente le generazioni future, quindi non solo la loro generazione in quanto generazione attuale un giorno futura, ma anche quelle successive. E questo però è un caso che mi sembra assolutamente improponibile per come è strutturato il nostro giudizio, e quindi probabilmente, giuro che chiudo, altri strumenti sono un po' più utili nel nostro ordinamento. Penso soprattutto alla dimensione verticale della solidarietà, quindi a quei doveri che lo Stato, la Repubblica e tutte le sue articolazioni ha per garantire che quel progetto sociale venga attuato, che significa che la legge può imporre degli obblighi da attuare e che possono essere posti in essere degli organi che appositamente siano chiamati, diciamo una sorta di oggettualità
collettivizzazione di diritti, però ecco, questa è veramente soltanto un'ipotesi, perché è veramente un problema molto difficilmente risolvibile. Non sono sicura di aver capito la seconda parte, cioè ci si muove dal basso, ci si muove dall'alto per quanto riguarda il problema spaziale. Io intendevo dire che evidentemente, ad esempio, quando abbiamo a che fare con i problemi ambientali, però per altri questa questione è diversa, la conseguenza di un comportamento di una politica adottata all'interno di uno Stato è globale. Insomma, ci sono alcuni ambiti dei diritti delle generazioni future in cui è sicuramente prioritario l'intervento sovranazionale, soprattutto nella misura in cui impegni appunto gli stati con politiche oggettive a garantire i diritti delle generazioni future, perché sul piano interpersonale ci sono una serie di problemi. E quindi direi c'è una priorità dell'alto verso il basso, da altri punti di vista per altri diritti, soprattutto quelli relativi al bilancio e alle conseguenze delle politiche economiche, probabilmente invece il processo potrebbe essere inverso. Quindi non so se sono stata in grado, se l'ho capita. Sì, benissimo, cioè, grazie. Grazie. Giudice a te. Grazie per questo spiegamento. Ho scelto Aristotele per cominciare la mia presentazione, perché stavo pensando nel tema del convegno, e che è importante non dimenticare che la democrazia antica era una democrazia di dovere, e dunque i cittadini dell'antichità erano soggetti di dovere e non di diritti. Questa idea della relazione mercato-stato che si va sfumando nella modernità, non penso in questa relazione soltanto nel senso negativo, ma perché sempre ci sono relazioni desiguali che non possono costruire uguaglianza. Però il mercato è importante quando involto nella realtà della competizione fornisce qualche idea di cooperazione, e dunque può creare una idea di uguaglianza politica. Dunque, nella zona del mercato, nella zona del privato, i cittadini possono proseguire nella competizione senza problemi, però è necessario pensare in strutture che permettono la costruzione dell'uguaglianza politica. L'esempio dei partenariati che ho, di cui ho parlato, su quello ho parlato, è importante perché la comunità commercio, fa consumo, fa produzione, ma anche stabilisce come un commercio di valore, una comunità. Dunque un pensatore brasiliano del Novecento, del Ottocento, diceva che manca nel mondo il commercio di valore morale, e pertanto ho pensato in questa idea positiva della relazione mercato e Stato. Perfetto. Questo è sempre già.
Professoressa Agostina, io penso così, quando il professore Marco Antonio mette questo appunto nel testo, che per non dimenticare che la cittadinanza è una cosa e la nazionalità è un'altra cosa, penso che lui sta dicendo cose e riflettendo, perché la nazionalità viene di una idea di uno Stato nazionale, no? E la cittadinanza viene di una idea di un Stato democratico, quando i diritti fondamentali sono... c'è condizione di che i diritti fondamentali vengano a essere effettivi. Allora, questa effettivazione só verranno ai cittadini se i poteri pubblici lasciare una trasparenza nella gestione dello Stato, perché così i cittadini possono essere la cittadinanza di un modo pieno, poter partecipare di un modo pieno dello Stato. E penso che sia questo che lui ha messo qua, che lui parla della cittadinanza, partecipazione cittadina, se è un'utopia o una realtà. Allora penso che lui dice che se non è stato democratico, per lasciare di essere un'utopia la partecipazione, non dobbiamo dimenticare che non stiamo dicendo quella cittadinanza perché sei un soggetto nazionale, ma sì che sei un cittadino che partecipa veramente dello Stato. Penso che è questo. Grazie. Cioè, gli studenti sanno che sono, insomma, abbastanza nota per le divagazioni e le parentesi che apro, e anche qui apro la parentesi sul mio vissuto familiare, che dice perché i miei figli sono un po' buffi, perché come Ninna Nanna io e mia figlia cantavo Libertà e Partecipazione di Giorgio Gaber, capito? Per cui, insomma, mi riecheggia molto. Alessandro. Secondo me è essenziale anche per capire il problema, perché abbiamo questa concezione molto particolare, che come poi detto sono romanista, non sono costituzionalista, però è una situazione molto particolare, perché non è normale, non è comune avere una, non è usuale avere una concezione così lunga, però è il risultato della dittatura, nel senso che quello scenario, quello momento di democrazia, di apertura democratica, era la necessità di mettere nella Costituzione tutte le possibilità di proteggere i diritti, perché aveva questa paura di non avere quei diritti più, era il momento da fare questa protezione, però il risultato è questa Costituzione lunghissima. E il problema di questo è forse questa banalizzazione di questi diritti, perché sono diritti che in realtà non sono su pochi, se no, venire soddisfatti, perché la realtà non è possibile così. E per questo è, secondo me, fondamentalmente importante questa discussione sui doveri giuridici, perché per esempio con il principio della solidarietà si potrebbe qua creare o applicare questi doveri per sviluppare questa società, una società veramente democratica. Perché non voglio dire neanche che la soluzione sarebbe adesso togliere i diritti dalla Costituzione, perché sarebbe ovviamente pericolosissimo, è un momento politico. Questo è un momento pericoloso. Che sarebbe, per questo, ma è un tema molto, perché una nuova assemblea costituente adesso ovviamente non sarebbe la soluzione. Ma quello che diceva la professoressa Cicco, esatto, quindi proprio no. Non è questo, no. Non è questa la soluzione. Però di sviluppare questi doveri corrispondenti a questi diritti per veramente cambiare la società. Grazie. Grazie. Qualcun altro? Vada, venga! O parli a voce alta. Io sono Eric, sono studente della facoltà di giurisprudenza di Ribeirão Preto, ma faccio qui la mia laurea e prima io ho un piacere
ringraziare a tutti per le parole di ispirazione, di virtù. E mia domanda sarà per il professor Irat. Credo che è molto buona questa provocazione della Costituzione di dovere, ma conosciamo bene la questione di come è il governo adesso in Brasile, è molto difficile questa questione dell'autorità. Come fare per creare questo dovere senza l'autorità, senza imporre questo dovere? Grazie per la domanda, che è molto soddisfacente avere una domanda di te, che tu sei studente dell'Università di San Paolo e dell'Università di Camerino, perché siamo nel programma di doppia laurea. No, la domanda è molto importante, perché ovviamente non si può pensare qua in una forma di autorità per creare un ambiente non democratico. Ovviamente che si deve pensare qua in creare l'applicazione dei doveri, non è la creazione di più doveri, ma l'applicazione dei principi, esatto, della cultura dei doveri, qua, di cambiare questa mentalità della solidarietà e la risposta alla solidarietà, che questa non viene anche dall'autorità, però è una risposta della società per un ambiente democratico. E questo che la professoressa Zinciuco ha detto all'inizio. E questo è solo così che si arriva a una società da livello democratico. E questo che è l'obiettivo finale. E per questo è molto importante questa azione. Perché, d'altro canto, abbiamo visto, adesso abbiamo da 1988, 31 anni della Costituzione, che ha ovviamente protetto diritti importantissimi, ha cambiato già questo scenario, però siamo arrivati anche ad un punto che non si può aspettare che solo questa protezione dei diritti sarà sufficiente per arrivare a una società veramente democratica. Serve la cultura di ciascuno di noi, esatto, la cultura di noi deve fare il proprio, è la società, un piccolo passo per arrivare a un cambiamento di cultura. Io parlo per il Brasile, sì, però anche qui siamo molto diversi.